Il momento è giunto, ragazzi. Il culmine di questa serie che state amando è arrivato. Sì, esatto, ho fatto questa eresia. Ho piazzato un pezzo di ananas su una fetta di pizza margherita. Chiedo scusa a tutto il popolo italiano. Però, dato che non facevano pizza con l'ananas su Just Eat, ho cercato di ordinare da qualche parte. Ho praticamente detto a mia madre di comprare l'ananas, l'abbiamo tagliata qui in casa, ho ordinato una margherita e ce l'ho messa sopra. In poche parole. Comunque, raga, a me da questa cosa è venuta in mente un'idea. Perché dal prossimo episodio non continuare a fare un po' questa zozzeria della pizza? Ovvero, tipo, la prossima volta potrei provare a mettere degli hamburger sulla pizza. Cioè, tipo, ogni nuovo brawler mangio della pizza con gli hamburger. Cose strane. Cioè, ormai abbiamo fatto tanto sushi, abbiamo fatto la pizza, abbiamo fatto il gelato, abbiamo fatto i panini, abbiamo fatto un po' di tutto. Quindi adesso dobbiamo un po' rendere ancora la serie un po' più epica. Quindi raggiungiamo i 20.000 mi piace e io andrò a mettere sulla pizza o il sushi o l'hamburger. Sta a voi decidere. Votate il sondaggio qui in alto a destra nelle schede, ma il like dovete metterlo. Raggiungiamo i 20.000 mi piace. Anche perché la sto per assaggiare per la prima volta la pizza con l'ananas, non l'ho mai assaggiata e pregate per me. Lasciate like. Possiamo iniziare questo box opening perché alla fine questa serie non è altro che un box opening in cui io vado a fare mattate con il cibo e allora devo essere sincero, io comunque la pizza con l'ananas non l'ho mai assaggiata, ok? Ho dei miei amici che l'hanno assaggiata e ho dei pareri molto contrastanti. C'è chi dice che comunque non è male e c'è gente che invece dice fa completamente schifo. Io comunque finché non l'assaggio non voglio dare una mia opinione, quindi aspettiamo di assaggiarla. Il problema qual è? Il problema è che se mi fa tanto schifo, e raga, comunque come vedete è un bel pezzo, cioè non è che ho fatto delle fettine piccole, cioè io questa serie la sto facendo in grande, anche il kebab, ho preso il kebab quello gigantesco, quindi c'è un bel like di supporto anche solo per questo motivo. Però appunto se mi fa schifo io qui mi sento male, signori, cioè io qui mi sento veramente male. Potevo effettivamente prendere una pizza bianca e non fare questa brutta cosa con la margherita, effettivamente. Però niente, la prima pizza che mi è venuta in mente è stata la margherita, raga, quindi ho preso la margherita. Vabbè, effettivamente potevo, almeno questa cosa potevo risparmiarmela. Comunque io prima ho detto che aprirò solo casse enormi, ma in realtà se vediamo che non troviamo niente possiamo provare ad aprire anche qualche mega cassa. Tra l'altro stiamo trovando una marea di rosa. Per chi si stesse chiedendo questo account cos'è, questo account è l'account dove lascerò tutti i brawler a livello 1 e proverò a scalarci. Quindi in realtà il fatto che stiamo shoppando su questo account è abbastanza inutile. Proprio perché tanto tutti i brawler li lascerò a livello 1 e non li andremo a potenziare. Però comunque trovare dei nuovi brawler può essere sempre comodo perché comunque questa serie si basa su andare a fare questo, diciamo, queste scalate con i brawler livello 1 e comunque i brawler devi sbloccarli in un modo o nell'altro, no? E niente, tra l'altro, vabbè, mi sono sbagliato, avevo cliccato sulle gemme. Tra l'altro, questa serie la stavo portando in live. L'abbiamo un attimo messa da parte per fare i provini per quanto riguarda il team, eccetera, eccetera. Vi ricordo che queste mattine, comunque questi giorni, sto andando in live qui su YouTube. Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche delle live. E quindi però tranquilli perché c'è l'intenzione di riprenderla assolutamente. Ah, raga, io direi che qui per smuovere un attimo la situazione, perché siamo già quasi a metà del box opening. Proverei a prendere una mega cassa, perché se no qui la situazione mi sembra abbastanza problematica. Ma non abbiamo trovato niente. Allora, fermi tutti, so io come sbloccare questa situazione. Andiamo ad aprire queste 8 boxette gratis. So io come sbloccare questa situazione. Fidatevi di me, ho fatto tanti box opening nella mia storia, nella mia carriera. C'è st'opening su Clash Royale, box opening su Brawl Stars. Ne ho fatte di cose, ragazzi. Ne ho fatte di cose. Fidatevi di me che questa situazione la sblocchiamo o con le boxettine piccole, oppure adesso appena torniamo a shoppare, fidatevi che qualcosina l'andiamo a trovare. Anche perché, raga, dobbiamo trovare ancora Carl, che è un super raro. Cioè, raga, Carl lo dobbiamo trovare per forza. Cioè, se io shoppo 900 gemme e non trovo manco Carl, che è un super raro, e mi manca solo lui come brawler super raro, mi sento male. Cioè, veramente su sto gioco non ci shoppo più. Perché diventa una cosa innaturale proprio, no? E noi però continuiamo a non trovarlo. Va bene, torniamo a gemmare con il botto con una mega cassa. Non voglio vedere. Ok, no, in realtà ho visto che ci sono 6 skip. Quindi tecnicamente abbiamo un nuovo brawler. Quindi speriamo, speriamo, speriamo. Anche perché, ripeto, vorrei assaggiarla. Almeno eccolo qui, tra l'altro, Frank, neanche Carl. E di questo non so se esserne contento o no. Perché secondo me Carl, prima della fine del box opening, lo troviamo. Quindi, ragazzi, capite bene che vuol dire prendere un altro pezzo di pizza.
E ripeto, cioè, guardate, no, non è piccolo, cioè, no, non è piccolo. Comunque, ecco qui Frank, l'abbiamo qui bello, nuovo, epico, tanta tanta roba, però ripeto che secondo me Carlo lo andremo a trovare, quindi comunque un'altra fetta di pizza l'andremo a prendere. Allora, raga, andiamo. Ho una paura, ragazzi, che voi non avete idea. Cioè, voi non avete idea della paura che ho nel dover assaggiare questa roba. Non ha senso. Cioè, il gusto che viene fuori non ha senso. Perché è stranissimo. Allora, premetto, a me l'ananas non fa impazzire perché secondo me è troppo forte, troppo dolce. Però chiaramente la margherita, la pizza, raga, mi fa impazzire. Quindi mi trovo due gusti che sono anche completamente opposti, anche per il mio palato, perché una cosa la odio, l'altra la amo. Non lo so. Non so cosa pensare. Di sicuro non è una cosa che sto mangiando volentieri. Perché l'unica cosa che farei volentieri in questo momento è togliere questo pezzo di ananas. Poi, per carità, la pizza con l'ananas non credo vada sulla margherita. Però comunque proprio l'ananas non ce la vedo proprio su un pezzo di pizza. Cioè, non ci sta neanche con altri ingredienti. Però devo dire che pensavo peggio. Devo dirvi la verità, pensavo fosse peggio. Però, raga, veramente la pizza per rovinarla ci vuole qualcosa di davvero tanto schifoso. Alla fine l'ananas non fa così schifo e quindi alla fine esce fuori una cosa mangiabile. Ma tutto grazie alla pizza. Tutto grazie alla nostra amata pizza. Comunque, finisco sto pezzo perché sennò qui il video dura 8 anni. Ok, raga, ho finito il pezzo con l'ananas. Adesso manca l'ultimo pezzo, diciamo, della crosta. Ripeto, pensavo peggio, ma non è una cosa che mangerei tanto volentieri. Comunque, metto in bocca questo e poi vado a prendere l'altro pezzo di pizza, perché secondo me tanto Carl lo troviamo. Vado. Ok, ragazzi, allora, altro pezzo di pizza preso. Questo pezzo di pizza è più grosso, ma la fetta di ananas è più piccola. Quindi probabilmente questo qui sarà l'unico punto del video che mi piacerà se dovessi trovare appunto un nuovo brawler. Tra l'altro io mi sono dimenticato i fazzoletti, ragazzi. Devo andare a prendere i fazzoletti, rip. Ok, ragazzi, ci siamo. Possiamo continuare. Andiamo nel negozio. Direi di continuare un pochettino con le cassette enormi, ma comunque ve l'avevo detto io, che le cassette piccole avrebbero un attimino sbloccato la situazione, perché cioè, ormai i box opening, ragazzi, ormai sono il re, sono il king dei box opening ormai. Come lo ero su Clash Royale, sono il king anche qui su Brawl Stars per quanto riguarda i box opening. Però devo dire che non sono affatto il king quest'oggi della fortuna. Solitamente sono abbastanza fortunato nei box opening, quest'oggi però il fatto di non aver ancora trovato Carl sinceramente mi sta lasciando un bel po' perplesso. Quindi apriamo un altro paio di casse enormi che veramente mi stanno deludendo un sacco. Queste casse enormi, signori, mi stanno deludendo da morire. E poi proviamo una cassa, una mega cassa. Magari siamo un po' più fortunati con una mega cassa. Di sicuro c'è più, sicuramente c'è più possibilità di trovarne uno nuovo lì. Però costa molto di più. Ecco, quello c'è da dirlo. Quindi, ora io non mi spoilero gli oggetti rimasti, non lo vedo. Spero siano 6, spero fossero 6. Prima di cominciare, voi già lo sapete se andrò a trovare un nuovo brawler o no. E vediamo. No, niente, Rip, non abbiamo trovato nessun nuovo brawler. Cioè, io voglio capire, Carl, dov'è? Dov'è Carl? Dove sei? Dove sei, Carl? Dove sei finito? Perché non ti trovo? Sei un brawler super raro, ho speso 900 gemme. Dove sei? Dove sei finito? Mi manchi solo tu. E poi mi mancano gli epici e i mitici. Ma come brawler non troppo raro, mi manchi solo tu. Dove sei finito? Lui non è finito da nessuna parte, non si sa, non lo sa nemmeno lui, secondo me, dove è finito. Non lo sa nemmeno lui, e quindi non lo troveremo mai, perché se nemmeno lui sa dove è finito, chi figurati se lo sa una box che lo deve cercare. Allora, abbiamo 115 gemme, quindi praticamente possiamo aprire altre 3 box enormi, a meno che non troviamo qualche gemma qui e là, ne possiamo aprire un'altra ancora. E per adesso, questo Carl si sta facendo veramente tanto attendere.
si sta facendo davvero tanto attendere e non lo troveremo, ve lo dico io ragazzi, ormai mi sono arreso. Non lo troveremo, ve lo dico io. Vediamo un attimino se l'ultima box almeno ci dà delle gemme per provare ad aprirne un'altra. Neanche. Cioè ragazzi, noi non abbiamo trovato Carl. Cioè io con il mio account no jamming sono molto più fortunato che con questo account che è jamming. E non sto capendo il perché. E niente, io tra l'altro ho rovinato un pezzo di pizza inutilmente perché questo pezzo di pizza potevo mangiarmelo senza ananas, invece ormai ce l'ho messo sopra. Anche se glielo tolgo, fa comunque, diciamo, schifo perché ormai l'ananas scende tutto il succo, si squaglia sulla pizza. E vabbè, ho rovinato un pezzo di pizza perché pensavo di trovarlo Carla, invece niente. Io provo ad andare a salvare questo pezzo di pizza, ma non credo di riuscirci. Lasciate un bel mi piace perché vi ricordo che a 20.000 like continuerà questa serie con altre cose strane sempre da fare con la pizza. A questo punto vi piace tanto. Per me è tutto e noi ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale. E domani anche per chi viene alla Red Star Gaming. Ciao ragazzi, per farci due foto, due chiacchiere, tutto quel che volete. Ciao ciao!